Eccoci di nuovo insieme, stavo verificando che fosse tutto in ordine, come sempre. Noi adesso, come tra l'altro già anticipato, ci spostiamo su Piazza San Pietro, dove tra poco Papa Francesco terrà la sua consueta udienza generale del mercoledì, perché, come ecco, state vedendo le tante persone che stanno andando a prendere il proprio posto in piazza, perché come anticipavamo sono arrivati a Roma partendo da Ancona anche gli amici di Free Wheels, cammini possibili e inclusivi. Allora andiamo a vedere che cosa ci raccontano di questa straordinaria esperienza. Allora, siete finalmente arrivati. Com'è Sì. andato il viaggio? Ce l'abbiamo fatta, intanto diciamo questo, è stato un viaggio incredibile, incredibile, lo dico con tutte le lettere che ha questa parola, perché veramente non c'è altra parola per definire questo viaggio, incredibile. Pietro, sei contento dopo tanto lavoro? Noi, sia io che Dario, ci mettiamo passione, questo viaggio è stato passione, passione di gioia, passione di sofferenza, ma è una parola che a noi ci piace tanto e continueremo a farlo in questo modo qua. Ormai siete a un passo, state per entrare all'udienza del Papa. Come vi sentite riguardo? Pietro, comincia tu. Guarda, un'emozione lunga più di 450 km, c'ho il cuore che mi scoppia. Ho stretto la mano di Papa Francesco nel 2016, sono passati 8 anni e non vedo l'ora di poterlo abbracciare di nuovo. Chissà se Dario? si ricorderà di te, vero? E per me sarà la prima volta ed è un'emozione fortissima, perché questo Papa che porta un nome così importante, il primo nella storia a chiamarsi Francesco, e così con questo nome noi abbiamo percorso i chilometri che separano Ancona da Roma, portando appunto sui passi di Francesco, di San Francesco per primo, per poi arrivare da lui. Quindi gli porteremo questo messaggio e siamo sicuri che lo accoglierà a braccia aperte, come questa piazza fa con tutto il mondo. E riguardo al tema dell'accessibilità e di un giubileo accessibile, cosa pensate, che possa arrivare da un viaggio come questo? Beh, le persone che hanno esigenze di accessibilità a vario titolo fanno anche cammini. Le persone che arriveranno al giubileo arriveranno anche con i cammini. Quindi che questo giubileo sia come questa piazza, come questo Papa, come San Francesco, accogliente per chiunque. La terza parola d'ordine di questo viaggio era inclusione. Inclusione, come quella che cerchiamo di fare mettendo insieme persone che hanno bisogni diversi e che si possono aiutare reciprocamente, perché alla fine il mondo dovrebbe essere questo, un aiuto reciproco delle persone. Questi 12 componenti di questo gruppo straordinario, lasciatemelo dire, eroico, hanno fatto questo, si sono aiutati e si hanno portato davvero con i fatti questa parola da Ancona a Roma per poi espanderla a tutto il mondo. Grazie. E io Dice ringrazio non noi grazie. soltanto Dario e Pietro, ma anche Daniela De Santis, che ha realizzato questa intervista per noi, inviata speciale di Free Wheels. Bene, intanto Maria Pia, stiamo vedendo il Papa che con la Papa Mobile è circondato come sempre da dei bambini, sta per iniziare il suo giro tra i pellegrini. E a proposito di cammini, andrei ad aprire la pagina del nostro almanacco, perché la rubrica di storia ci riporta a un altro cammino storico importante. Andiamo a vedere di che si tratta.